Ho appena finito di girare il video e sono totalmente demolito. Ciao ragazzi, oggi, come avrete capito, parleremo di un argomento un po' diverso. Un argomento che affligge molto Facebook. E questo argomento sono le truffe online. Oggi parleremo delle truffe online fatte via Messenger. E quindi ragazzi, diamo il via alla prima truffa. Ciao! Ecco. Ciao! Come stai? Bene! Te? Io sto giocando ai Pokémon. Tu? Ma ti chiami proprio Laurina? Come una piccola Laura? Hai Skype? Sì, dammi il tuo Skype, io aggiungo te. Io non ce l'ho. Cazzo, gli occhiali. Io non ce l'ho. Come faccio a metterlo? Avete applicazione Skype? Forse sì. Controllo nel telefono. Ho troppe foto di Hitler. L'unico dio che riconosco. Ma non trovo Skype. Creare un account Skype. Ah, eccolo. L'ho trovato! E lei mi ha mandato l'immagine di Skype per farmi capire di cosa stessimo parlando. Il mio nome account è dragonecolp876 Quando mi aggiungi dimmelo che ti voglio far vedere il cazzo. Tu mi farai vedere la bargigia? Perché altrimenti non è giusto. Ce l'hai la bargigia, no? Sembri una brava ragazza, un po' cagna, come piace a me. Perché gli ho detto? Ho preso un'immagine dal suo profilo Facebook a caso, ho cerchiato una persona a caso e ho chiesto informazioni. Ma sono messo all'incontrario. Dammi il tuo Skype. Chi è lui? Padre. È il tuo ragazzo? Ah, che bello. Sei una ragazza molto bella, sì. DragoneColp876 È che ce ne erano tanti con il mio nome. Mi trovi? Poi ho preso ancora un'altra foto, però questa volta più difficile. Una scalinata intera con tantissime persone. Ho zoomato due persone così e ho cerchiato uno che non c'entrava evidentemente niente con la foto. Questo è stato il risultato. Aggiunto Skype, Laurine... Chi è lui? È il tuo ragazzo? Cugino e la sorella. Aggiunto Skype, Laurine... Cazzo, che famiglia numerosa. Ti aggiungo ora. Dio. Sì, ora. Ci sei? Ti aggiungo subito, su Skype. E così, su Skype, nasce l'utente Adolfo Giustininao. Un utente con le idee politiche un po' particolari. Oddio, ora. Che botta e risposta, muoio. Ciao. Eccomi! Che fai ora? Gioco ai Pokémon! Non vedo un cazzo! Sei solo ora? Certo! Chiama! Ma non possiamo scriverci! Mandami una foto! Mi piacerebbe vedere in cam! Ti mando una foto molto ravvicinata del tasto control della mia tastiera come se avessi sbagliato a fare una fotografia. Ah, credo che ho sbagliato, cazzo. Provo a cliccare altro. Ok. Gli mando una foto sfocata, ma non solamente sfocata, proprio di una cosa che non si capisce niente. Volevo fargli capire principalmente che quello con cui stava parlando era un emerito. Coglione. Ma perché non parte? Porca tra**a la tecnologia. Tu piace sesso cam? Certo, facciamolo, facciamolo! Comincio io! Ah, ah, ah! Finito! Oddio, ho sbagliato! No! Ma tu ci sei? Questo è il mio zio. E invece no! Eri tu babbo! Non eri tu zio, ti sei confusa! Come io ora, aiuto! Hai godi? Ma era tuo padre! Si assomigliano molto. E qui attenzione, prova di grande recitazione. Mio padre è morto. Ecco quello che avreste voluto sapere. Oh. Che bello, anche il mio. E lui è tuo zio? Mio cugino. Almeno questo se l'è ricordato, eh.
Mi mandi una immagine tette? Mando la faccina coi cuoricini, gli mando la faccia che manda i bacini, gli mando un cuoricino e poi gli dico molto poeticamente: dai, dai, che io ti mando la foto del mio cazzo. Vaffanculo! Ma non mi vuoi più bene? Io non sono una puttana. Tu piace sesso cam? Ma come no? Io te lo volevo far vedere. Ma se dici così, allora ti invito a cena fuori. Cam e cam? Ok. Vieni a cena fuori con me? Ma come faccio a Cristo mangiare in cam? O mangio o cam? Tutte e due non ce la faccio. Ma hai visitato Roma? E qui ci sono stati leggermente chiamate perse, chiamate non riuscite da parte mia, perché volevo chiamare, volevo sentire, volevo capire. Ma perché non rispondi? Non mi vuoi sentire? Ma che vuoi vedere in cam? Che io mi vergogno un po'. Chiama, apri il cam, mostra tu. Mostrare o rimuovo? Addio. È stato breve ma intenso, Laurina. Per me è stato bellissimo, con una L sola. Vedere tu, mostra tu o addio? Ho la cam davanti rotta, credo. Si vede strano. Chiama e mostra tu ora. Madonna ragazzi, tutti sti cambi, oh, ma che? Ho la cam rotta, Cristo! Come faccio a ripararla? Non ho le mani gesuite che riparano le cam. Che brutto che non posso vederti. Ok, scusate. Addio, se non si dispone di una camma, in modo bye. Che dispiacere, che italiano forbito, Laurina. Ti ho sempre voluto bene, cioè bene. Chiama e mostra tu. Non ho la camma, l'ha rotta mio zio. Addio. Addio, Lauri. Addio, Laurina. Un salutina. Saluta tuo zio, che sembra uno bravo. E anche tuo cugino, sulle scalinate. Quanti eravate, mamma mia, una truppa. Che bella la famiglia numerosa. Ciao, io vado. Vado, ciao. Laurina, salutami tutti, eh? Un saluto dal tuo Adolfo. E questa era solamente una delle storie. Fatemi sapere cosa ne pensate con un commento, mettete mi piace se vi è piaciuto, condividetelo per far capire come funzionano queste truffe su Messenger. Ci vediamo nel prossimo video ragazzi, mi raccomando se vedete Laurina mandategli un bacino perché mi manca pochina, povera Laurina. Dal tuo Adolfo. Ciao ragazzi, da Adolfo è tutto. Ciao.